Non è un coglione, Matteo. Oh, Studi Time ha rotto il cazzo, 6,25 euro per il link. Ancora deve entrare in chiamata, eh. Se cliccare, capisco che sei Donna, stai dicendo? Eh? Una donna? No, una streamer. Stavi per dire? Perché devi cagare il cazzo? Questa persona qua, che è l'unica cosa che fa, che l'unica cosa che fa, perché se chi sia pubblico. Sai perché lo ricalca? Perché in realtà c'ho un po' il dubbio che tu possa esserci rimasta male, quindi adesso sta un po' testando il terreno, ridicendoti questa battuta per vederti in faccia e vedere come reagisci, prego Nanni. No, non ha sentito, sono sicuro che non ha sentito la prima volta che l'ho detto, perché sennò avrebbe risposto. E, okay. Questa persona qua, Studi Time G, che tra l'altro io non so cosa voglia dire G, però prendo le distanze, e... lei viene giornalmente nelle mie live, scrive un messaggio di sessualmente alludente e poi se ne va, capito? Così la gente fa: oddio, la ragazza di Nanni, quello famoso, ci va a mettere il follow e quella si guadagna dai 5 ai 10 follower al giorno, così facendo tutti che i giorni indispensabili. Tutti i giorni, fine mese so quasi 500, scusami. E comunque è Michelle che ti ha voluto invitare perché vuoi, perché ha pensato di creare questo nuovo format. Quindi Michelle, se puoi spiegare ai ragazzi nuovo format. Aspetta. Io, che vuoi fare, Nanni? Chiacchiere? Chiamiamo anche Story Time? Chi ha scritto chiamiamo anche Story Time? Nanni, no, guarda che rosso che è diventato. Tutta rossa. Allora stai snicciando, c'è una regola sola sul canale. Tutta rossa. Io sono una persona sincera. Shy. Carino. Devo leggere tu di chat, Michelle, e le parole che mi scrivi? No. Ah, ok. Ma in realtà guarda, penso che possa andare più contro di te che contro di me. Sì, perché quello che hai appena fatto è pubblicamente davanti a tante persone leggere e divulgare conversazioni e corrispondenza privata. Poi denunciami. Sì, denunciami. Lo farò. Ok, aspetto. Io non c'è bisogno di ripetere due volte le parole. Perché Michele ha praticamente detto che io ho chiesto. Ma vaffanculo, va. Cretino. Svegliati, perché qui non siamo mica nel Nanny's World, qui siamo nel mondo vero. Nanni, nel tuo progetto ci sono anche le sub di cittadinanza? In che senso? Cioè tipo smetto di streamare per un mese perché ho un problema. Dicevo comunque. No, non siamo a Napoli. Non siamo a Napoli, i napoletani non sono comunque invitati nel progetto, a prescindere. Che è possibile che un napoletano su Twitch ti faccia ridere, cioè è impossibile, cioè non può succedere. Nanni. E dimmene uno. Beh, per esempio, gli schianto. Stavi dicendo del tuo progetto per unire streamer? Cioè, beh, un po' di shaming pure. Cioè, è incredibile questa roba. Ma è un triangolo, non è un po' di shaming. È che la forma del tuo corpo non la risalti nella maniera giusta. E poi se l'hai capito, poi vero, mi spieghi. È vero. Mi sei criticata a me. Nanni, vieni a Milano, ti facciamo un make-up extreme makeover, io e Michelle. A posto. Ti rivestiamo, ti togliamo gli skinny jeans. Un po' di skin care. Ci mettiamo a fare le maschere a Nanni. Dai. Bellino. Hai punti neri sulla schiena? Ma non credo sulla schiena. Sulla schiena non lo sai. Sul naso no. Cioè sul naso sì. Qui. Posso? Puoi toccarmi ovunque, Giulia. Ok. La cringiata. Ok. Sempre esagerare. Capito, cioè ti state dicendo si stanno divertendo, ci stiamo organizzando per passare un po' di quality time tutti insieme. No, e tu devi restare alzata. Immagino spendere quality time con Michelle che è le uniche volte che sei a Milano. Ciao Mich, che fai stasera? Io chiederò a casa perché non ho molto voglia di uscire.
Ma se mi hai scritto una volta per sbaglio alle 11:30 di sera, ma chi cazzo c'ha voglia di uscire? Me lo dici prima? Era sabato sera, alle 11:30, a Milano, pensavo che la gente fosse un po' più attiva. Non so se, se voi condividete anche... cioè, se siete lo stesso parere, la stessa idea, però, casualmente, tornando dal post Napoli Comic Con in treno, sono finito a caso, tipo due posti avanti a Curo, Lili, Saidoni e Chiara. Così in un treno. A caso, non perché hai calcolato esattamente gli orari del treno per poter fare il famoso con i tuoi amici famosi. A caso, eh? Sì, non a caso. Assolutamente goldiggare. Però è successa una cosa un po' strana che a me ha lasciato, non so neanche se perplesso, un po' incuriosito, ecco. Comunque, come punto di discussione, ovvero che Sara ha questa abitudine di viaggiare in treno nuda completamente. Ma smettila, ti piacerebbe nei tuoi sogni, l'hai sognato la scorsa notte sta cosa, te lo sei sognato, sei svegliato sudato, dai. Che sto facendo una TV contro in Italia e devo vendere, mi pagano a biglietti venduti, quindi sto cercando di... Non c'è nient'altro che dovevi dire di questa storia, era veramente un'introduzione solo a Sara che viaggia nuda, perfetto, a posto. E bravo Nanni! Ma che già hai pochi amici? Ho pochi amici? C'è pure Michelle. No, non ho pochi amici. Ah. Io ho tanti amici. Poche amiche. Poche amici veri, Nanni, non quelli che senti la voce per sbaglio la sera e poi ciao. Amici veri. Gli amici veri. Ne ho tanti io. Ho i miei amici di Pisa, ho i miei amici del Discord, ho i miei amici di Benevento, ho i miei amici di streaming. Noto come nessuno di questi abbia un nome, sono amici. Se no, di nessuno! Amici di Benevento! Allora, gli amici di Benevento! Allora c'è! Amici di Benevento! Parla sempre, cioè... ma mai visti, mai sentiti. E poi mai... è sicuramente una cosa che c'aveva degli amici tipo alle scuole medie, tre. Che uno si è spostato a Benevento, l'altro si è spostato dall'altra parte, gli hanno fatto conoscere gli amici di amici, li fa, oh, io ho i miei amici di Pisa, i miei amici di Benevento. Allora, ma che c'hai? Allora, ma che c'hai? Allora, non ti per... ah, puoi toccare tu, puoi offendere tutti quanti, anche me, non i miei amici. Non ti permettere di toccare Mario e Luigi, i miei amici di Benevento, anzi di Pesco San Nida, perché mi incazzo come un demone. Sicuramente non fake, Mario e Luigi. Si chiamano Mario e Luigi. Si chiamano Mario e Luigi. Mario e Luigi. Mario. Tu non mi ritocchi, sono amici miei, non mi rompi il cazzo. Mario e Luigi e Pellegrino. Ma se si chiamano così. Esistono. Hanno foto, hanno per caso i baffi. Guarda che è un videogioco, scemo, torna nella vita reale, troppi videogiochi ti hanno dato la testa. Guarda che i miei amici, a differenza dei vostri cringer, sono proprietari di uno zoo e hanno di proprietà pantere, leoni e giraffe e zebre. Care le mie merite teste di cazzo. Sono schiavi di animali, sono pure schiavi di animali, bravo. No, Nanni, con due gatti in casa tu questo non me lo puoi dire. Non me lo puoi dire. Qui hai esagerato. Qui è pisciato fuori dal vaso, te lo dico. Godo. Voi l'avete mai visto un leone da vicino? Io sì. Bravo. Grazie. Bravo, Nanni. Cosa ci hai guadagnato? No, ho segnato De Ron. No, lo... Giù? Giù. Chiamala direttamente. Non mi hai mai chiamato giù. In vita. In inglese non posso. Stavo per dire poi. Dai! Fermata. E idiota. Smettila! Smetti di rilacchiartela! Quanti pomodori hai fatto oggi? Sei. Cioè, ma che stronzo, io ti odio, Nanni, io ti odio! Perché? Perché? Ma perché fa tutte queste domande di merda per sfottere, no? Ah, vabbè. Fai pomodoro, almeno... difficile quest'oggi per Giulia. Sì, ma non fa, Michelle ormai è inquadrato troppo bene la situazione, non posso più domandare niente. Cosa c'è? Quando, è che molliamo pause. Quando è che molliamo le live in inglese e la finiamo di fare la finta Zeb versione femminile? Quando tu finalmente ti troverai innamorosa.
Mi sa che qui si parla inglese finché non si diventa un fretta. Allora è tutto nelle tue mani. Come è tutto nelle mie mani? In che senso? Che poi si sente ancora che sta sgranocchiando sotto. Sì, sì, perché devi capire che Michelle fa lo streaming tipo da 6 anni e ancora non ha avuto la decenza di comprarsi un cristo di microfono decente o un paio di cuffie. Anna, io ti ho invitato a Milano più e più volte. Sei tu che rifiuti. Quindi? Fai tanto il grasso nelle tue mani. Allora? Senti, non sono grasso. Stupido. Dille che vieni. No. Giulia, io vengo tante volte al giorno. Ma lo stesso. Su di te, su di te. Come diceva Fanetti, su di te, su di te, su di te. Infatti, ne stai parlando, il gatto si è avvicinato perché ha visto azione. È pronto. Ho bisogno di un aiuto dalla regia. Chiedile quando è libera. Giulia, quando è che vorresti fare sesso? Che giorno preferiresti? Bravo, falla ridere. Sesso non penso. Quando è che vorresti fare un po' di petting? Petting in che senso? Petting. Petting. Sì, però sui genitali, Sì. col pettine. Ah, ok. Ah, scusa, scusa, scusami, ho posto male la domanda. Quando è che vorresti fare all'amore? Ah, giusto, giusto, è vero che tu sei toscano e sei passionale. All'amore, non lo so, sei tu che devi dirmi quando, cioè, vieni tu qua, non vengo mica io lì. Giusto. Scusa però, Giulia, eh. Ma logisticamente. Non è che. Magari sei lì nell'atto e arriva Ciumbodrilla a annusare le ciabatte in camera. Non è la situazione che preferisco. E poi. Ma per te ci sono due gatti, da me c'è una bestia. Sì, però perlomeno i gatti sono carini, cioè li puoi anche chiudere fuori dalla porta. Poverino. Scusa, logisticamente vai a casa di una persona che ha casa completamente libera oppure vai a casa di una persona che ha un coinquilino? Scusami, che rispetto hai per la gente che vive con te? Non fare lo stronzo, vieni a Milano. Non Però potresti fare anche vedermi. la stronza, vieni a Vedresti anche Milano. Michelle. No, no, tu. Potresti Nanni, venire muovi quel dove sei cazzo di Michelle. culo! Non te ne vai mai via di lì, mai, mai, sempre dentro quel blu che stai sempre, Esatto. va. Dovresti Vieni, gioca a dimostrarmi. calcetto. Dovresti dimostrarmi. Guarda le skinny jeans. Che Boh. pantaloni hai? Vediamo che pantaloni hai. Pantaloni Mostra, normalissimi. mostra. Merda! Skinny. 30 anni, ragazzi, 30 anni si alza con tutto il culo di fuori, cioè proprio come i muratori con tutta la spaccatura del culo fuori dai pantaloni. Cioè, ma no, Nanni, veramente. Guarda che. A Bra! scelta twerkare, cioè. C'è il Nanni, ti marmo! prego, smettila, Ma eh sì, smettila. ma è la stessa altezza delle gambe, non hai fatto il gluteo. Ma come la Cioè, gamba? Caccia, la gamba mi arriva vai lì! dritto. No, no, nel senso, vai dritto, non fa la chiappa. Come no? Vediamo. Fra, sei pazza? Sai che Guarda che infatti proprio per culazzo! vedere il culo di. Sì, ma vedi dove hai la. Perché hai Guarda! l'elastico dei pantaloni a metà chiappa? Che Ah, perché sono larghi! scioglioni hai? Ma cosa Sì. c'entra? Guarda che chiappazza. Guarda qua. Io sono anche piatta di culo, ma zitti. Merda, Ma come si schifose. permettono? Aio! Ride, tutto contento della sua twerkata in live. Chat, sei tu la chat. Nanni, Anche passa a la fare chat pensa streaming di reagire inglese. subito. Nanni, fai streaming Fatemi venire. inglese. È No, difficile vabbè, comunicare tranquillo. con questo essere umano, è No, che veramente bella rompere. conversazione, Nanni. Perché non organizzi, Vai. Giulia, scusami, hai fatto il cazzo di Discord dei cinema italiani? Dimmi, sì. Mettiti in contatto con gli streamer spagnoli e ci fa un po' di sub a tutti quanti, Dio Cristo. Sì, ma dovreste parlare o inglese o spagnolo. E tu, se sappiamo parlare spagnolo.
Eccolo! Si mostra, non vedeva l'ora. Entonces, sì, Nanni, dai. O del camo spreken Deutsch zusammen. Dai, ne mutteri seine Schlampe, Nanni, dai. Curva jebana per l'ora. Ancora, hai stato detto insulti in polacco? Che cazzo? Beh, è che no, perché cioè, quello che sta succedendo è che voi due vi state affidando alle mie stronzate per carriare avanti questa live e non state proponendo alcun argomento di conversazione. Quindi quello che sta palesemente succedendo è che io sto carriando le vostre due live, cioè come sempre. In realtà, perché tu in realtà ci hai chiamato, Nanni, perché volevi che noi carriassimo le tue live. Nanni, autostima al proprio posto. Calmati. Beh, dai, calmati. Dai, finisce adesso. Zitti. Aspettiamo che Nanni tiri una. Ma dai, perché ti vediamo che sei lì che fai. Oh. Con gli occhi da matto che cominci, che ce l'hai pronte lì, e ti diamo lo spazio perché ti vediamo proprio. Ti prego, fa che duri almeno 10 minuti. Questo è quello che ti dicono molto spesso, vero? Zombie. Eccolo qua. Aia, mo geloso, incazzato come un mostro. Devo carosicare qua, eh. Nanni, importante adesso. Sì. Quando ti confronti con adesso, l'uomo di cui sei geloso, non devi farlo trasparire. Tu sei un grande. Tu sei... Capito? Calma. Perché Giumbi? Sei così a livello... già a questo livello di confidenza? Boh, viviamo insieme. Capito, un cazzo. Boh, allora in la notte invece di mandarli a me i messaggi, perché non li mandi a lui? Perché stanno nella stessa casa, Nanni. Perché gli parlo. Guarda come piace. Adesso si parla nella vita. Esatto. Beh, Nanni, mi sa che ti piacerà lasciarti continuare il tuo content da solo. Dovrei continuare a carriare la live di Mishi. Sì. Guarda, qua oggi pomeriggio, secondo me tra poco rimarrà una sola persona sconfitta da tutto con questo. Con 2M al massimo. Rimarrà? Ah, ma che cazzo sto stai... Rimarrà. Ciao Giulia. Grazie per avermi invitato. No, ci mancherebbe, grazie a te, eh. Di la cazzata. Grazie per essere passato. Ah, non stai per una cazzata. Ok. Ok. Ciao. Grazie, ciao. Per rubarmi la community. Ciao. Buon anni, sei veramente pessimo.